Parlando di energia, diciamo che ogni giorno noi abbiamo a che fare con l'energia. Per vivere abbiamo bisogno di energia, per muoverci, per mangiare, per qualunque attività ha bisogno di energia. L'energia in realtà da sempre è stata usata dall'uomo in qualche modo, che ha cercato le forme più semplici di energia, quelle concentrate, quelle facilmente gestibili, e così nel corso dei secoli ha imparato ad utilizzare e manipolare l'energia del fuoco, dell'acqua, del vento. Negli ultimi anni ha imparato ad usare anche l'energia dei combustibili fossili. Ora siamo in un periodo di transizione energetica, quindi stiamo cambiando tipo di fonte energetica e in questa direzione le fonti di energia rinnovabili devono ancora trovare la loro giusta strada. C'è ancora molto da fare per arrivare ad un sistema energetico che si fondi sulle fonti rinnovabili, e le fonti energetiche sono definite rinnovabili se si rigenerano in tempi molto veloci, in tempi brevi, quelli dell'arco di una vita di un uomo. Chiaramente le fonti fossili che usiamo hanno tempi di generazione, di rigenerazione naturale molto lunghi, e quindi la strada da fare è ancora lunga. In questa sezione noi cercheremo di affrontare i temi energetici nella nostra regione, avvicinandoci un po' alle vocazioni energetiche che ci sono nel nostro territorio, cercando di capire, di riflettere che cosa possiamo fare, che cosa può fare ciascuno di noi per risolvere un po' il problema energetico.